Bene, salve da Omex e oggi ci occuperemo sempre del nuovo sistema di scripting visivo di 3ds Max, facendo un programma che sarà in grado di sostituire ad un oggetto master una serie di oggetti che ne chiameremo sostituti decisi da noi. Creiamo il primo nodo premendo X da tastiera e chiamiamolo master. Poi creiamo un check node validity. Seguitemi. E poi continuiamo, magari leghiamo il valore al nodo e poi trasliamo nella parte vuota e scegliamo child node. Ok, perfetto. Bene, adesso semplicemente selezioniamo i primi due della lista, tenendo premuto shift, trasliamo verso il basso. Perfetto. Ora, sempre traslando in una parte vuota, scegliamo Mesh for from node, ok, che mi deve restituire un valore di output di tipo tree mesh, cioè praticamente devo andare a dare un nodo di tipo transform mesh, cioè mi deve trasformare il tutto alla fine in una mesh, ovviamente. Vabbè, mettiamo un po' di ordine sul grafico, magari lo distribuiamo in due parti, uno lo chiameremo master e l'altro sostituti, non lo so. È la prima cosa che mi è venuta in mente, quindi non saprei. Rinominiamo in master. Allarghiamo. E questo invece lo rinominiamo sostituti. Se no avremo all'interno del nostro pannello due voci uguali. Sostituti. Va bene così. Creiamo un altro gruppo, magari, vabbè, questo magari lo faremo dopo a grafico completato, in modo da non dover sempre modificare. E andiamo a creare, noi ci interessa ovviamente, deve, ecco, digitate map, che è una funzione che poi vi spiego, contempla una serie, perché noi nel software che andremo a realizzare, attraverso una serie di oggetti fittizi, li sostituiremo a quegli stessi oggetti fittizi. Il solido da noi desiderato, da noi voluto, insomma. Bene, effettuate questi collegamenti adesso. Colleghiamo array di child node a array di map. E poi colleghiamo function. Poi magari ci occuperemo anche del valore matrix. Comunque, alla fine, come restituzione finale, il valore value mi deve ovviamente combinare tutte le mesh e ovviamente il valore di output di combine all mesh mi deve restituire come output una geometria di tipo tree mesh, ovviamente. Perfetto. Adesso concentriamoci un poco sul valore matrix. Abbiamo un'ultima operazione da fare. Sistemiamo un po' il grafico. Ok, recchiamoci su Transform Mesh, trasliamo in una parte vuota e scegliamo World Transform. Adesso, una volta effettuato questo collegamento, vediamo di non dimenticare nulla, sembra essere tutto a posto. Creiamo un nuovo gruppo. Perfetto. Questa sarà tutta la parte che ci consentirà di sostituire i nostri oggetti, chiamiamoli sostituti. E
credo che abbiamo fatto. Adesso andremo a salvare la nostra applicazione e lanciando Evaluate vedremo se tutto è andato in modo corretto. Vabbè, salviamolo come master sub. Clicchiamo su Evaluate, tutto funziona correttamente, infatti il messaggio di output ce lo conferma. Apriamo adesso questo pannello e andiamo a modificare tutto il pannello. Vi spiegherò poi perché. Vabbè, queste sono le generalità, possiamo mettere ovviamente una qualsiasi cosa, questa l'abbiamo visto già nei video precedenti. Adesso qua magari aggiungiamo i copyright, aggiungiamo un bel indirizzo magari web. E poi questa è la parte importante. Qua è il nostro software, il nostro pannello apparirà sotto la dicitura che noi andremo a scrivere in questa parte, la categoria. Scriviamo Omex Software, io scriverò Omex Software. Sì, penso che possa bastare, ma diamo solo qualche descrizione. Software per sostituire, ma no, non lo so, adesso non mi viene nulla, è solo a titolo esemplificativo, come dicevo prima. Sostituire gli oggetti, ok. Evaluate, aggiorniamo il software. Adesso rechiamoci magari nel pannello prospettico, creiamo magari, non so, una teiera. Port. Adesso richiamoci negli oggetti fittizi e creiamone diversi. Ovviamente questi oggetti noi possiamo ruotarli, scalarli, perché poi vedremo che il nostro software interagirà con appunto gli oggetti fittizi. Se scalo questo, ad esempio, lo ruoto, ruoto quest'altro, insomma, posso fare una qualsiasi cosa relativa alla trasformazione nello spazio tridimensionale. Adesso prendiamo tutti i punti, assicuriamoci che ci sia la visualizzazione esatto e quindi abbiamo collegato tutti i punti alla nostra teiera. Adesso richiamoci nel nostro software che dovrebbe stare sotto. Ah no, creiamo prima l'oggetto che vogliamo duplicare. Andiamo in modifica, no, andiamo nel pannello principale e scegliamo Omex Software, l'abbiamo messo sotto Omex Software, clicchiamo su Submaster e clicchiamo in un punto qualsiasi della nostra scena, scegliamo l'oggetto Master e l'oggetto che vogliamo far sostituire e vedete come tutto funziona in modo corretto. Anche per questo tutorial è tutto, alla prossima da Omex.